Ciao a tutti, sono Fedello di Hydra Games, Tana dei Goblin Perugia e questa è la mano finta che uso per fare scherzi ad Halloween. Bene, questo è invece Visconti del Regno Occidentale, terzo gioco della trilogia del Regno Occidentale che viene dopo Paladini, che veniva a sua volta dopo Architetti del Regno Occidentale. Bene, questo è arrivato veramente un paio d'ore fa in questa casa, per chi volesse. C'era anche stato il modo di recuperare le monete di metallo. E prima di guardare dentro la scatola, vi dico che insieme è arrivata anche questa qua, l'errata corrige info con tutti gli errorini e le FAQ del caso per Visconti. Allora, bando alle ciance, via la plastichina. Allora, Visconti, poi c'è l'anteprima scritta dal Goccia che saluto come sempre. Ha una parte di deck building rispetto agli altri giochi che sono più legati proprio al piazzamento lavoratori in sé. E a quanto ho letto c'è anche un po' più di interazione tra i giocatori. La plancia sarà particolare, mi sembra sia tipo pentagonale e ci sarà la zona centrale del castello in cui ci daremo un po' di fastidio. Vedo qui 208 carte, non ho neanche un mazzo di forbici, un mazzo, sì, un paio di forbici per aprirle. Vediamo quanto soffrirò. Allora, questa è l'edizione ovviamente italiana, la cura della Fever Games, da 1 a 4 giocatori, età 12 anni in su, 60-90 minuti, non come Paladini che dura minimo 2 ore e mezzo. Però l'ho provato soltanto, ho giocato soltanto in 3, quindi non so. Allora, la copertina è sempre ruvidina come le altre. No, questa è più liscia. Gravissimo? No, è ruvidina. Allora, andiamo subito a guardare dentro. Mamma mia, le fregnacce oggi. Allora, il regolamento. Allora, andiamo a vedere qua le componenti. Il castello da assemblare, cose varie, ok, tante le carte. Tanto la simbologia è la stessa, è sempre semplicissima. Ma il regolamento è il solito, insomma. Cioè, vedo comunque come grandezza, come tutto quanto mi aspetto una cosa immediata come al solito. Io voglio molto bene l'autore Sean Phillips, il mio amico Maggio mi ha detto che gli sto pagando la pensione, mi sa proprio di sì. Allora, vabbè, questo è il solitario che come al solito non ci interessa. Effetti, abilità, va bene, andiamo a guardare qua dentro. Allora, questa è la base del castello che mi ricorda tanto quello, il vulcano di Barbarians. Questa è plastichina, poi non so quanto ci metteremo qua. Allora ci abbiamo, oddio, le carte saranno difficilissime da aprire. Allora, i vari colori, rosso, giallo, blu e verde, poi conteremo come al solito se c'è tutto quanto. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Quanto è grosso questo? Allora, ho seminato degli omini. Questo, se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, bellissimo. Il cavalierone, insomma, sarà il visconte proprio lui, non lo so. Ok, poi abbiamo qua casina, casine varie e i classici lavoratori che conosciamo dall'inizio della saga. Sono casine anche di diversa foggia. Queste sono della stessa delle altre. Ancora casine più piccine, boh, vedremo a cosa servono. Allora, dopo aver sparpagliato i pezzi rossi, vediamo qua cosa abbiamo. Risorse, sarà l'oro immagino. Poi qua abbiamo pietra, dai, risorsa nera, questa sarà la pietra, dai, antracite, color antracite. Qua abbiamo dei pezzi neri, vedo dei dischetti, cioè pezzi neri e bianchi, vedo dei dischetti ma anche delle robine un po' diverse. Chi saranno? Non ci sa. Allora, scopriremo tutto quanto con calma. Allora, vieni qui. Ziploc, 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 carte. Ah, queste qua sono belle. Queste vi le apro con facilità estrema. Guardate che bravura. Ah, mamma mia. Allora, questi sono i soliti debiti? No. No, questi no, perché danno punti vittoria, quindi indagheremo. È strano vedere le carte che danno punti vittoria, ma anche perché poi sono rosse. Eccoli qua, i nostri debiti. Questo è il debito pagato, però. Eccolo qua, questo è il mitico debito.
tanto odiato. Ma forse sto guardando il retro, allora. Andiamo da di qua. Togliamo tutti i debiti che sono questi qua. Stack. Poi 3 edifici, 4 edifici, edifici vai. Questi vai, sono i moltiplicatori per le risorse. 5 e 10. Già li conoscevamo. Questi li scopriremo poi in gioco. Castello. Ma indagheremo. Allora, le carte. Nel frattempo che cerco di aprire le carte. Mamma mia ragazzi, incredibile. Volevo consigliarvi di fare insomma, un corso di giapponese avanzato, ma in realtà sono stato bravissimo stavolta, già l'ho aperto. Le carte sono veramente tante, un bel malloppino e come al solito sono di buona qualità. Allora, vediamo se dal retro capisco un po' le differenze. Queste sono tutte identiche. Tracchete. Vari personaggi. Ok, saranno i nostri collaboratori. La grafica mi piace tantissimo, quindi per me è un punto a suo favore. L'operaio, questo era il manuale di architetti che aveva tutti e tre i simbolini, io li adoro. Hanno riciclato qualche disegno, effettivamente, sì. Giustamente, anche perché tanto nel castello ci saranno sempre le stesse persone, le stesse facce brutte. Questi hanno proprio il nome Merwex. Rudolf! Ma questi sono i personaggi di architetti. Ok. Va bene, poi indagheremo sulla tipologia di personaggi perché questi hanno un simbolino verde sopra, questi altri no. Ok, qui sì, di simbologia c'è giustamente un qualcosina di diverso e tante altre cose invece riprese dagli altri giochi, questa cosa la adoro. Qua invece ci abbiamo, allora vediamo un po', ristudiamoci il retro. Allora, queste qua sono tutte uguali, spunf, scopriremo poi che roba sono. Aiuto, sta crollando il supporto per il telefono, fermo lì, ok. Qua invece, non lo so, carte, questo c'è sopra. Un conteggio, un conto alla rovescia drammatico, 3, 2, 1, non c'è lo 0, bene, mani al cielo, put your hands in the air, questo è un derelitto, derelict, non lo so, indagheremo, quante volte ho detto non lo so, chi indovina correttamente prima della visione del video vincerà, non lo so, qualcosa me lo studio. Allora, questa è la parte del tabellone, che si andrà a attaccare qua in mezzo al castello, di cui prima penso verrà tipo così, esatto, fustelle medio spessore. Allora ci abbiamo ancora qua pezzi del tabellone, pezzo del tabellone, le monete che non utilizzerò perché ho quelle in metallo. Ok, questo sarà il segnalino primo giocatore, immagino, con questo bel faccino rassicurante. Questo penso vada messo qua al centro come gli altri pezzettini. Questi qua vanno messi sulle parti più esterne, qua e qua. Ok, questi qua sono tutti altri token che scopriremo cosa fanno, non lo so. Ok, queste qua sono le plance dei giocatori, immagino. Ok, fronte e retro sono uguali? Non lo so, l'ho detto ancora ragazzi. No, fronte e retro sono diversi. Capiremo cosa servono anche queste. Conto di giocarlo veramente prestissimo. Quindi ragazzi, per Visconti è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Fedello e dalla sua mano. Ciao bella gente.